Ragazzoli, cosa pensano i tifosi del Friburgo sulla Juventus? Ragazzi, questo video è un po' particolare rispetto ai classici, perché io sono andato a trovare dei forum e forum non ne ho trovati. C'è il classico di Transfer Market che però ci entra di tutto e di più, quindi poco attendibile, ma sono andato sui social della squadra Friburgo e posso dirvi una cosa: della partita si è parlato poco, nel senso di campo, tattica, paure. Sono tutti incazzati neri, sono arrabbiati, sono arrabbiatissimi con la Juventus, quindi attenzione a questo aspetto e vi spiegherò i motivi perché sono arrabbiati. Vi invito ragazzi inoltre a seguire questo video perché parlerò di altre due argomentazioni importanti: la formazione e la prima pagina del Tutto Sport, perché insomma riguarda qualcosa che ci tocca da vicino, ovviamente la questione delle plusvalenze. L'avvocato Matera ha parlato e vi dirò un po' chi è l'avvocato Matera e che cosa ha detto. Io vi invito ovviamente ragazzi a sostenere questo canale, in che modo? Con like, con l'iscrizione, se ancora non l'avete fatta è importante, dai che ragazzi cresciamo insieme, ma soprattutto ragazzi voglio il vostro commento sotto, sono curioso di leggervi, è importante. Allora, partiamo subito a bomba con il primo argomento: cosa pensano i tifosi del Friburgo? Allora, io sono entrato sui loro social perché non c'è un forum di riferimento, c'è un gruppo Facebook e non mi hanno mai accettato giustamente la richiesta. Ho visto che nei social loro commentano sì, ma poca cosa, e hanno tutti manifestato dissenso dinanzi all'organizzazione di questa partita, perché la Juventus ha messo per i tifosi tedeschi a disposizione solamente nello spicchio del settore ospiti appunto i 2000 biglietti, che sono appunto è l'equivalente per riempire quel settore là. Loro però avevano fatto richiesta per una cifra spropositata, tipo 5-6 mila biglietti. La Juventus non può accontentare il Friburgo perché il rischio è quello di creare il classico codone di steward in mezzo alla tribuna e si creano comunque dei casini. E quindi, vista e considerata la sicurezza, vista anche considerato un po' le precauzioni che sono state prese anche per l'occasione di Napoli Eintracht Francoforte, infatti i tifosi tedeschi non potranno andare a Napoli, anche il ministro ha chiesto questa cosa all'UEFA e l'UEFA ha assolutamente accettato. Capite bene che anche vista questa situazione un po' particolare, sono limitati là, sono limitati al settore ospiti, cioè i tifosi del Friburgo sono i benvenuti ma solamente nel settore ospiti. Alcuni però volevano venire per forza, perché per tanti tifosi è un'occasione storica. Come avete sentito, anche Grifo ha detto è una roba bellissima, ce la siamo sudata questa partita ed è uno spettacolo. Tant'è vero che le immagini che hanno mostrato sul Friburgo nell'Allianz Stadium eccetera, all'interno, quando sono entrati una volta arrivati, erano tutti che facevano i video, erano contenti di essere in uno stadio simile e in una competizione simile. Quindi capite bene che per tanti anche questo sarà forse uno dei punti più alti della carriera per tanti giocatori. Quindi capite bene che per tanti tifosi questa è una partita che faceva parecchio gol. Però lo stadio, per come concepito, per il settore degli ospiti, non si può accontentare quella portata di biglietti là. E quindi hanno limitato i posti a 2000. Questi qua cosa hanno fatto? Ah, è così? Facciamo la furbata. Poi dicono che siamo solo noi italiani che ci proviamo a metterla nel postirio. Ci hanno provato anche loro, perché hanno provato ad acquistare le tessere per avere la prelazione della Juve. Quindi hanno fatto la member, per intenderci. Con la member hanno poi acquistato il biglietto dello stadio. L'unica cosa, questa anomalia è stata registrata ovviamente alla Juventus e la Juventus ha rimborsato solamente il costo del biglietto. Quindi tanti si sono adirati, ho visto un thread anche su Twitter di un tifoso che era arrabbiatissimo per questa storia. Cioè, se facciamo un discorso di quanti tifosi eccetera, la Juventus ha incassato non so quante migliaia di euro praticamente solamente dalle member, e quindi ci sono rimasti un po' male. La Juventus ovviamente ringrazia per aver dato per aver ottenuto i soldi di almeno qualcuno dello staff
magazzinieri, dei giardinieri, comunque hanno fatto sicuramente comodo. Però poi allora è arrivata la mail dove appunto il biglietto acquistato veniva annullato e venivano rimborsati solamente per il biglietto. E quindi sono arrabbiatissimi perché, ripeto, una trasferta limitata per loro, era un'occasione di una grande festa, la vedono un po' come i tifosi del Nantes. La Juve, stadio, squadra importante, almeno di nomea, squadra piccola loro, realtà piccola che... Insomma, in un palcoscenico importante capite bene che un po' di emozione c'è, un po' di voglia di accompagnare la squadra c'è, quindi insomma la situazione è andata così. Non hanno parlato nulla di campo, non è che sono stati là a dire ma Chiesa giocherà Di Maria, non gliene fregava nulla, cioè l'argomento importante, principale era questa roba qua. E niente, io mando un abbraccio affettuoso comunque a tutti i tifosi del Friburgo, perché comunque... capisco la loro incazzatura, ma mi auguro di batterli, ovviamente, di spazzarli via, di concedergli loro una minima gioia, un 4-1 dove loro fanno un gol, sarei contento, ci firmo subito, vi fate il gol della bandiera, anzi andate anche in vantaggio voi e poi ve la ribaltiamo. Sarebbe bellissimo, una storia bellissima da raccontare, però voglio andare avanti in questa competizione, quindi non si guarda in faccia nessuno. Ora, tornando a noi, perché il Tutto Sport... importante, perché merita menzione, perché ragazzi ha riportato, a parte che stanno lavorando molto bene per quanto riguarda l'inchiesta Prisma, è l'unico giornale che veramente riporta tante istanze condivise anche dal sottoscritto, e quindi credo che stiano lavorando veramente bene. Ma qua parla l'avvocato Matera, che ha scritto il codice della giustizia sportiva, ragazzi, e dice una cosa: il meno 15 sarà tolto. Questo è quello che dice lui. La Corte d'Appello parla dello scambio Pjanic-Arthur e della fattura di Marsiglia, elementi mai citati dall'accusa. Il collegio annullerà senza rinvio. Il TAR sulla carta nascosta apre una crepa. Quindi ragazzi, io vi do un consiglio, andate a vedervi un po' il Tutto Sport, costa 1,50€, guardate bene questo articolo che sicuramente sarà molto molto interessante, io lo farò. Quindi sarò curioso di vedere un po' questa notizia, che insomma ci sono dei risvolti dietro questa inchiesta, dietro questa sentenza dei 15 punti di penalizzazione, molto interessanti. E un'altra cosa importante, ragazzi, la formazione, ragazzi, c'è un Alessandro che è in dubbio, per il resto ragazzi non dovrebbero esserci grosse sorprese, perché infatti a quanto pare potrebbe giocare al posto di Alessandro o Gatti o Rugani, però la formazione dovrebbe essere questa: Szczęsny tre pali, Danilo, Bremer, Gatti barra Rugani, Cuadrado a destra, Fagioli, Locatelli, Rabiot a centrocampo, poi esterno di sinistra Kostić, davanti Di Maria e Vlahović ancora in vantaggio su Kane. Questa dovrebbe essere la formazione titolare della Juventus contro il Friburgo. Speriamo bene, che altro dire. Io ragazzi vi do appuntamento direttamente a stasera per il post partita, fare il commento, farò la live reaction, per cui mi raccomando, sempre pronti e puntuali a sostenere le attività di questo canale. Io vi mando un grandissimo abbraccio, buon giovedì calcistico a tutti quanti voi e ci vediamo più tardi. Ciao, e sempre fino alla fine. Forza Juve. Ciao belli.